Buonasera, bentrovati ad una nuova edizione del TG6 che apriamo parlando di ricostruzione perché si è tenuto questa mattina a Popoli, uno dei centri toccati dal sisma del 2009, l'incontro organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara con l'intento di portare a conoscenza del pubblico e del privato le misure a disposizione per il rilancio dei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, i particolari nel servizio curativo. Per noi da Stefano Recanati. Accompagnare la ricostruzione fisica dei territori danneggiati dai terremoti con risorse dedicate per offrire nuove opportunità di sviluppo alle comunità locali, alle imprese, alle amministrazioni pubbliche nel segno della transizione ecologica e digitale e della prevenzione dei rischi, valorizzando l'ambiente e i beni culturali per dare all'Appennino centrale una nuova prospettiva di popolamento e di crescita economica. Next Appennino è il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Finanziato dal fondo complementare al PNRR per le aree sisma con una dotazione complessiva di 1.780 milioni di euro, 700 dei quali e sono la maggior parte a disposizione delle imprese per sostenere i loro investimenti sul territorio. Il convegno organizzato a Popoli dalla Camera di Commercio Chieti Pescara è dedicato alla specifica misura B e punta a dare sostegno agli investimenti come avvio e crescita di microimprese e di PMI, sostenere turismo, cultura, sport e inclusione, oltre alla valorizzazione dell'ambiente. Per quanto riguarda la provincia di Pescara, l'area è rappresentata dai comuni di Britoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Farindola, Montebello, Popoli e Torre dei Passeri. Questi territori di cui possono godere questi contributi sono stati già prima martoriati dal sisma, cosa grave, e poi è arrivata la pandemia, poi è arrivata la guerra, però l'imprenditore ha l'obbligo di non arrendersi, di andare avanti e di guardare al futuro sempre con ottimismo e speranza. La giornata di oggi vuole avere il ruolo di illustrare a chiunque ne ha interesse eventuali dubbi di applicazione di come attingere a questi bandi, perché le occasioni sono tante. La responsabilità degli interventi è affidata ad una cabina di coordinamento composta dal commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma Giovanni Legnini. Sono 11 bandi, ciascuno dedicato a un obiettivo settoriale o dimensionale dell'investimento, e poi ci sarà anche a brevissimo il bando per le comunità energetiche in questi territori, insomma un programma molto ricco per far sì che chi vuole investire, chi vuole determinare opportunità di impresa, di lavoro, di crescita in questo territorio lo possa fare alle migliori condizioni possibili. Andiamo ancora avanti, ci spostiamo a Chieti, prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'erogazione dei fondi. Per questo questa mattina la struttura commissariale ZES ed il prefetto di Chieti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. Firmatari anche comuni, forze di polizia e associazioni. Il servizio di Andrea Costantini. Un protocollo di intesa per la legalità e la salvaguardia da infiltrazioni malavitose che sono attratte dai fondi ZES, zona economica speciale, è stato sottoscritto stamani a Chieti dal prefetto Armando Forgione, il commissario Mauro Miccio, sindaci dei comuni interessati, forze dell'ordine, Confcommercio, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, ARIC e ARAP. Il documento è finalizzato a elevare, attraverso le attività dei firmatari, il livello di attenzione rispetto a indebite ingerenze nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori. I fondi invece sono fondi che vengono anche controllati e che quindi hanno necessità che il loro percorso possa, come dire, giungere a destinazione nelle forme dovute. È necessario quel momento in più di attenzione da parte delle forze dell'ordine, che qui sono tutte presenti e che cofirmatarie, ma anche di tutti gli altri enti, perché ognuno poi, è vero che la forza dell'ordine controllano, ma poi anche negli enti che sono oggi qui seduti e che saranno presenti nel firmare, anche in loro deve subentrare quel momento di attenzione in più che deve, come dire, elevare la soglia, come
come dire, di sicurezza. E il volume di denaro attira l'attenzione inevitabilmente di chi non è, come dire, contornato da una cornice di legalità. La struttura commissariale ZES nasce per semplificare le procedure con cui le aziende possono potenziare logistica, digitalizzazione, efficientamento energetico, tra le altre cose. Ma ciò deve avvenire in condizioni di massima sicurezza, senza che i flussi vengano intercettati da organizzazioni criminali. Nella zona di Chieti abbiamo 40 dei 50 milioni che sono di competenza del commissario come soggetto attuatore. Questi 50 milioni sono tutte infrastrutture che hanno a che fare con la logistica, con largamente porti e collegamenti ferroviari e stradali con i porti. Io sono abbastanza sereno che noi abbiamo firmato una collaborazione con la Guardia di Finanza nel mese di aprile di quest'anno. Abbiamo una collaborazione stretta con tutti e quattro i prefetti, anche di zone dove non ci saranno lavori, mi riferisco all'Aquila e a Teramo. Proprio perché ci sia sempre, anche per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, grande attenzione che si evitino quei passaggi tecnici che magari fanno passare di mani aziende all'ultimo momento con il rischio che ci possono essere. Il Presidente Mattarella, lo stesso Presidente del Consiglio hanno, di fronte ai milioni, anzi ai miliardi del PNRR, hanno sempre dato attenzione alle procedure. Io credo che sia assolutamente logico che ci sia la massima collaborazione, la massima condivisione con quelle che sono le regole. E siamo alla pagina della sanità con il consueto bollettino della giornata di oggi. Sono 623 i casi positivi al Covid registrati nella nostra regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 3.644. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche dimessi e guariti, 588 rispetto alla giornata di ieri, 127 pazienti, 2 in meno rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in area medica, 4 con uno in meno rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.231 tamponi molecolari e 3.463 test antigenici. Del totale dei casi positivi in provincia dell'Aquila ce ne sono stati 119 in più rispetto a ieri, in provincia di Chieti 187 in più, in provincia di Pescara 175, in provincia di Teramo 118 in più, fuori regione più 16 e più 8 quelli ancora da definire, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale, parliamo di agricoltura perché la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori d'Abruzzo, ha incontrato questa mattina a Pescara alcuni dei candidati abruzzesi alle prossime politiche per illustrare le problematiche del settore. Vediamo. Il mondo dell'agricoltura incontra i parlamentari abruzzesi, candidati alle prossime elezioni, un momento particolare. Cosa chiedete alla politica, Presidente? Sì, è un momento particolare. Da circa un anno assistiamo a un aumento indiscriminato dei costi di produzione, in particolare l'energia, che sta mettendo a soqquadro tantissime aziende. Cerchiamo veramente di dare una risposta, anche se minima, chiedendo il prolungamento del credito d'imposta per quanto riguarda il gasolio e l'energia utilizzata dalle industrie di trasformazione agricola anche per il 2023. Emergenza siccità, altro problema che non è più un qualcosa di sporadico, ma bensì tutti gli anni ormai assistiamo a questo serio problema che mette a rischio tantissime aziende. Altra cosa importantissima è una programmazione agricola che tenga conto del lavoro agricolo non solo come produzione di prodotti alimentari, che poi sono fondamentali, in particolare in questi periodi in cui la geopolitica
geopolitica è in crisi, è una crisi vera, quella di dare un riconoscimento a questa attività anche come presidio del territorio, quindi la salvaguardia delle zone interne, una politica che non faccia spopolare quelle che sono le zone interne, perché rischiamo veramente fra qualche anno di averle abbandonate completamente, quindi una considerazione maggiore di questo settore che è importante sia come strategia di supporto alimentare, ma anche come salvaguardia del patrimonio agricolo, che poi è paesaggio agrario, che senza di questo perdiamo anche la ricettività turistica, quindi perdiamo due settori se non interveniamo nei prossimi anni. Andiamo ancora avanti, il presidente della SIB Abruzzo Riccardo Padovano ha presentato questa mattina il rendiconto dell'attività svolta nell'ambito del progetto Ambulanza del Mare, che è stato curato nell'estate e che si sta concludendo dalla LIFE di Pescara. Ascoltiamo proprio Padovano. Più che positivo il bilancio del lavoro portato a termine dall'Ambulanza del Mare, che nella scorsa estate ha servito le coste di Montesilvano, Pescara e Francavilla. Su attivazione della centrale operativa 118 sono stati eseguiti 49 interventi, dei quali 34 sulla fascia litoranea. Di questi la maggior parte hanno coinvolto la zona di Pescara Nord, con la fascia oraria del pomeriggio più impegnata. Grazie alla presenza di un infermiere presente in gran parte dei servizi, spesso le persone sono state assistite e medicate sul posto, scongiurando il trasporto in pronto soccorso e alleggerendo così di fatto anche lo stesso presidio ospedaliero del Santo Spirito. Abbiamo messo in piedi questa iniziativa per dare supporto alla cittadinanza e ai bagnanti che sono venuti in spiaggia. Sappiamo benissimo che più mezzi disponibili ci sono e meglio funziona il sistema di prevenzione. Noi siamo il sindacato italiano balneari, che aderisce anche e collabora con la Società Nazionale del Salvamento, con la cooperativa di Bagnini, e quindi per noi la prevenzione è il primo comandamento. Cosa fare? Abbiamo detto lo scorso anno che avevamo trovato una somma da investire e abbiamo fatto questo primo passo. Questo non significa che l'anno prossimo non ripetiamo, anzi avevamo detto pure che durante la stagione estiva mettevamo in piedi anche un'altra unità operativa, lo abbiamo mantenuto questa promessa e l'abbiamo fatto. Per l'anno prossimo sicuramente cercheremo di fare di più, di dare più giorni, più disponibilità. È chiaro che tutto questo lo si è potuto fare grazie all'aiuto della LIFE, che è quella organizzazione che ci è venuta, ha collaborato con noi, le forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto, i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco, cioè hanno dato il contributo a noi, ma l'hanno dato alla comunità insieme. Allora l'obiettivo qual è? È quello di lavorare sempre di più pubblico e privato. Il privato che da una parte deve fare attività privatistica, cioè fare attività imprenditoriale, però all'interno del proprio bilancio dell'attività imprenditoriale ci deve stare una parte per un bilancio sociale, e questo noi riteniamo che questa quota debba essere riservata per ogni anno a questa attività di prevenzione, cioè di tenere sul nostro lungomare l'ambulanza cosiddetta, chiamata l'ambulanza del mare. Andiamo ancora avanti, terminati i lavori di adeguamento sismico della scuola dell'infanzia di Villa Ripa a Teramo, l'edificio tornerà ad ospitare circa 20 bambini della zona. La riapertura della struttura scolastica è vissuta dai residenti come un evento straordinario e di ripartenza. Ascoltiamo il servizio curato per noi da Tania Bonnici Castelli. La scuola per l'infanzia di Villa Ripa Teramo riapre per i 20 bambini della verde frazione teramana. Un edificio perfettamente sicuro grazie all'adeguamento antisismico, impiantistico ed energetico. I lavori, costati 350.000 euro, sono stati effettuati dall'amministrazione comunale nell'ambito della ricostruzione pubblica. Un segnale importante per la comunità di questa zona decentrata che dopo sisma e Covid si ritrova unita per una nuova ripartenza, e si riparte proprio dai bambini. Che significato ha la riapertura di questa scuola a Villa Ripa? La scuola di Villa Ripa fu chiusa subito dopo il terremoto. È passato del tempo e quasi ero timorosa nel
riproporre, no? Riavviare un percorso all'interno della frazione. Ecco, questo è stato immediatamente dissipato perché con un'unica riunione abbiamo riavuto i 20 bambini che c'erano prima e che da lunedì rianimeranno questa scuola e soprattutto l'intero tessuto sociale a cui appartengono. Che tipo di intervento strutturale avete fatto a questa scuola e soprattutto quanto è costato? Allora, questa scuola è una scuola in muratura portante, l'adeguamento è stato un adeguamento sismico che in un primo momento con l'ordinanza 33 prevedeva 230.000 euro, successivamente con la rivalutazione che c'è stata da parte dell'ufficio della ricostruzione, con l'ordinanza 118 siamo riusciti ad arrivare a 350.000 euro. Un adeguamento sismico strutturale, questa scuola si parla sempre di uno, questo famoso 1, il raggiungimento di questo livello di sicurezza, questa scuola ha 1,19, è stata adeguata anche sotto un profilo impiantistico, è stata adeguata anche sotto un profilo termico, sotto il profilo delle barriere architettoniche. Il concetto di periferia non esiste. Non esiste, questa è la linea che ci siamo dati, la ricucitura del centro e delle periferie, le periferie al centro di un'azione politica amministrativa ma soprattutto di dignità dei territori frazionali e periferici. L'obiettivo è assolutamente andare avanti in questa direzione, la nostra amministrazione in 4 anni ha consentito di finanziare per l'adeguamento sismico con una progettualità tutte le scuole della città di Teramo, un risultato straordinario, siamo partiti da zero, oggi il quadro è completamente diverso, questo è un segnale di fiducia, di speranza, di ripartenza, andiamo avanti in questa su questa strada, in questa direzione, verso il nostro futuro, per il nostro futuro, rappresentato dai nostri bambini. Torniamo a parlare di sanità con l'apertura di un avviso pubblico per reperire nuovo personale. È stata superata la fase di emergenza che ha colpito il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Avezzano. Ne ha parlato il primario Giuseppe Ruggeri. Per una serie di circostanze del tutto casuali e imprevedibili sono venute a mancare 7 ostetriche nel giro di pochi giorni, di una settimana, vuoi 2 maternità, 3 Covid positivi e altre malattie di lunga durata, e quindi ci siamo ritrovati con un organico dimezzato. È stato veramente un momento critico, però è stato così rapido che non è stato neanche facile sopperire subito, trovare la soluzione subito. Devo dirti che anche l'azienda lì per lì forse non si era neanche resa conto appieno del problema, e quindi ci sono stati dei turni in cui c'era un'ostetrica sola. Noi abbiamo una criticità che abbiamo il reparto al 5° piano e la sala parto al piano terra, e questo richiede quantomeno la presenza di 2 o 3 ostetriche per turno. Si sono resi conto della difficoltà che stavamo vivendo, del rischio che si poteva correre, sono intervenute, l'ASA è intervenuta, ha preso subito delle ostetriche con le agenzie di somministrazione, e adesso ultimamente poi è stato espletato un avviso pubblico per cui stanno prendendo adesso le ostetriche attraverso questa graduatoria dell'avviso pubblico, e quindi in questo momento stiamo in pieno organico di ostetriche, quindi riusciamo ad assistere tranquillamente le partorienti. Non solo, ma devo dire che siamo anche in controtendenza, diciamo, per la natalità, e adesso proprio esco dalla sala parto, controllo, abbiamo 542 parti a questa mattina e rispetto all'anno scorso stiamo 40 parti in più, e quindi questa controtendenza ci fa intanto ben sperare per il futuro. Comunque il personale, tornando al motivo di questa chiacchierata, l'organico adesso siamo completi come infermieri, come ostetriche, manca un medico ancora che ce lo dovrebbero reintegrare a breve, che è andato in pensione alcuni mesi. Cambiamo ancora pagina, è stata Francesca Sicignano di Nocciano ad aggiudicarsi la tappa di Francavilla al Mare di Miss Adriatico 2022. La studentessa della provincia di Pescara è stata premiata dalla regista teatrale Franca Minucci e dalla consigliera comunale Gabriella Corrado. Il servizio. La numero 21, Francesca Sicignano! Francesca Sicignano, la numero 21, vince Miss Adriatico, la fascia e poi la coroncina posizionata dalla consigliera Gabriella Corrado. Inquadrata la nuova reginetta della bellezza di Miss Adriatico, Francesca Sicignano, eletta in Piazzale Sirena a Francavilla. Ecco, raccontiamo l'emozione della proclamazione. È un'emozione
indescrivibile. E mi sono trovata molto bene, è un percorso fantastico che ti aiuta anche a livello personale. È una famiglia fantastica, partendo da te Paolo, a Roberta, Maurizio e tutti quanti. E siamo ragazze veramente unite e non me l'aspettavo. E il successo a chi lo dedichi? A mia mamma e al mio angelo. Consigliera Gabriella Corrado, una bella serata tra tanta gente e ospiti illustri. È stata una serata magnifica, Paolo ha superato se stesso, quando partecipò mia figlia qui a Miss Adriatico, diciamo, l'ambiente era ottimo, ma adesso è eccellente, diciamo che hai aggiustato, hai modificato, hai reso questo evento un'opera d'arte e quindi noi siamo felici come cittadini, come amministratori e saremo felici di invitare nuovamente il prossimo anno perché l'evento è piaciuto, io sono soddisfatta. Stringiamoci in un bel quadretto di famiglia in Piazzale Sirena a Francavilla al Mare, vince Miss Adriatico Francesca Sicignano. Proseguiamo e siamo allo sport, al calcio in particolare. Pescara al lavoro per preparare la prima trasferta stagionale a Latina di domenica prossima. Intanto la vittoria e la prova con l'Avellino sono stati un primo passo importante per far tornare entusiasmo in una tifoseria delusa dalle ultime stagioni e da attriti con la proprietà. Vediamo il servizio. Tre punti e gli applausi del pubblico. L'inizio di campionato del Pescara è stato positivo e se la vittoria fa bene e permette di lavorare con maggiore serenità, il secondo aspetto è quello da mettere ancora più in risalto. Una squadra che a prescindere dal risultato torni a farsi apprezzare per gioco e voglia di lottare e che diminuisca sempre più la distanza che c'è stata nelle ultime stagioni tra sé e i suoi sostenitori, anche a causa della frattura tra il presidente Sebastiani e una parte della tifoseria. È un aspetto essenziale. E non è un caso che anche il tecnico Alberto Colombo, nel pre e post gara con l'Avellino, abbia più volte toccato l'argomento. È molto difficile, quasi impossibile, che un gruppo possa ottenere un risultato di rilievo se non c'è un ambiente compatto, se non c'è unità di intenti tra tifo e squadra. E lo stesso Colombo ha sottolineato che tocca proprio a staff tecnico e calciatori, con il loro lavoro e con le prestazioni, riportare entusiasmo nell'ambiente. Quel che lascia ben sperare è che il Pescara, visto con l'Avellino, ha una base interessante di lavoro e margini di miglioramento ampi ancora completamente da esplorare, anche solo considerando l'inserimento degli ultimi arrivati che hanno pedigree di livello, Brosco e Palmiero, o la guarigione di Aloy e Crecco che porteranno esperienza e gamba al reparto di centrocampo. L'importante è che il gruppo resti concentrato perché l'avvio di campionato è molto impegnativo per la qualità degli avversari e perché all'orizzonte c'è una settimana con turno infrasettimanale, 3 partite in 7 giorni, che metterà alla prova anche la profondità dell'organico di cui dispone Colombo. Rosa, dopo il mercato anche extra large in attacco, ed ora sfoltita con le cessioni di Vladislav Blanuta ai romeni del Craiova e di Marco Chiarella in Serie D alla Catania. Domenica testa al Francioni contro una Latina etichettato come outsider, è partito già col botto espugnandolo Zaccheria di Foggia. Rispetto all'11 titolare visto con l'Avellino, Colombo potrebbe prendere in considerazione le candidature dei primi subentrati, Giabua e Colai, che hanno ben figurato in ballottaggio con Germinario e delle Monache. Siamo ancora al calcio, il neo allenatore della SSD Città di Teramo, Marco Pomante, pronto per la nuova avventura in biancorosso, partendo da un campionato che, dice il tecnico, non si addice alla realtà di Teramo. Per Pomante sarà un cammino difficile, per questo chiede unità di intenti per risalire la china velocemente. Ascoltiamo il neo tecnico biancorosso al microfono di Ania Cantagalli. Mister, finora abbiamo detto di una categoria che non è da Teramo, né per il direttore sportivo d'Ercole, né per lei, né per magari molti giocatori, però è una sfida che il Teramo deve provare a vincere. Assolutamente sì, perché noi siamo il Teramo, ma al di là della categoria è vero che questa categoria non appartiene a questa società, che è una gloriosa storia, però ci dobbiamo mettere le mani in pace perché adesso siamo in promozione e dobbiamo capire che adesso dobbiamo affrontare questo campionato, e dobbiamo mettere da parte il passato e dobbiamo pensare al presente. È un presente duro, difficile, perché è normale che ci troveremo davanti tante difficoltà, però io penso che insieme all'aiuto di
tutta la tifoseria, di questa grandissima società che ti dico, io l'ho conosciuti un mese fa, e sono persone che veramente amano il Teramo, sono persone che ci tengono alla causa, perché io dal primo giorno mi sono fidato di loro. Normale, non mi nego, io ero venuto qui per un altro progetto, un progetto di Serie D, però la passione di queste persone mi hanno spinto anche a accettare questa categoria, che per me è una grandissima sfida, però ci chiamiamo sempre Teramo, ha detto bene il direttore, è una piazza importante, e sappiamo, come l'ho detto prima, che troveremo grosse difficoltà, però se tutti quanti siamo uniti, secondo me queste difficoltà le supereremo e alla fine ci toglieremo grosse soddisfazioni. Adesso sarà dura, però piano piano la strada, invece di essere in salita, diventerà un po' più in discesa. Ma giocatori forti come Alfonso Pepe, Ivan Speranza, giocatori che è vero che possono fare la differenza, però devono calarsi subito nella categoria. Subito nella categoria, io dico sempre che non vuol dire che a giocare in Serie A, Serie B, vai a giocare in Serie C o in Serie D e fa la differenza. Mentalmente devi essere pronto, perché è un altro tipo di calcio. E poi è normale, per quanto riguarda la rosa, adesso siamo pochi, penso che l'avete visto anche oggi, siamo pochi per essere il primo giorno, ma ci sta, perché è una società che è stata costruita 2 giorni fa, quindi noi dobbiamo cercare, normale, nel passare dei giorni arriveranno sempre più giocatori possibili, in tanti, vi dico la sincerità, vogliono venire a Teramo, però dobbiamo stare sereni e tranquilli, è vero che sappiamo che fra 2, massimo 3 settimane inizieremo il campionato, però è una bella sfida e speriamo di vincerla, perché ci sono tutte le carte in regola per fare bene, dalla piazza in primis, dalla società, e poi piano piano arriverà anche la squadra. Dobbiamo creare una nuova mentalità, una nuova voglia, perché secondo me se tutti uniti, ma parlo tutti, parlo dai giocatori, società, tifosi, anche voi addetti stampa, siamo belli compatti, belli vicini, perché sicuramente arriveranno dei momenti negativi, spero pochi, però se tutti quanti remiamo tutti dalla stessa parte ci possiamo togliere tutte belle soddisfazioni, perché penso il Teramo non è di Marco Pomante, non è di Paolo D'Ercole, ma il Teramo è dei teramani ed è giusto che tutti quanti insieme usciamo da questa categoria. Ancora calcio, sabato scorso si è svolta la presentazione in piazza del Penne Calcio, che dopo la retrocessione punta ad un immediato ritorno nel campionato regionale di eccellenza. Ascoltiamo il presidente della formazione vestina, Andrea Marrone. Bellissima serata, gli umori sono molto, molto positivi, sono contento, soddisfatto, lo siamo come società e volevamo questa serata al fine di riporre al centro del contesto istituzionale, sociale, culturale la squadra del Penne Calcio. Gli obiettivi dell'anno, abbiamo lavorato alacremente per allestire una bella rosa, per cui ci teniamo a fare bene, c'è quella parolina magica che non pronuncio mai, non la pronuncerò nemmeno questa sera, ma nel massimo rispetto di tutte le altre squadre assolutamente noi siamo il Penne Calcio. Relativamente al settore giovanile, anche qui quest'anno abbiamo lavorato molto, anche attraverso l'allargamento societario, con nuove figure al cospetto che si sono impegnate in tal senso, abbiamo sostenuto degli investimenti. C'è da dire però, per essere onesti intellettualmente, che col settore giovanile e nel settore giovanile stiamo lavorando già da qualche anno, eravamo già scuola calcio d'elite, lo siamo tuttora, siamo affiliati all'Atalanta, quindi queste sono, diciamo, caratteristiche che ci impongono anche degli standard qualitativi. Quest'anno vogliamo ulteriormente migliorare e lo facciamo avendo inserito in organico delle figure di qualità, abbiamo parlato durante la presentazione, le abbiamo conosciute, Andrea Gessa, Stefano Dalla Costa, insieme a tutte le altre di qualità che avevamo già. Confermo l'ottimo rapporto con l'amministrazione comunale, il loro sostegno costante, si è manifestato questa sera ma si era manifestato anche già in passato durante il torneo Morandini e durante tutta la stagione. Da poco abbiamo in affidamento l'impianto sportivo Sicelli, completamente rinnovato, e lo avremo per altri 2 mesi e poi, diciamo, l'auspicio è quello di aggiudicarcelo definitivamente partecipando al bando pubblico che il Comune porrà in essere. Anche noi diciamo, lavoriamo per la città. Che cosa voglio dire? Che qualsiasi attività la Penne Calcio pone in essere, cerca di porla in essere dando un risvolto e cercando di dare un valore aggiunto al nostro territorio. E cambiamo disciplina, Pescara ospiterà dal 10 al 17 settembre il campionato mondiale di pesca a drifting. Questa mattina a Palazzo di Città c'è stata la presentazione dell'evento, vediamo.
Pescara ospiterà i mondiali di drifting, parliamo di pesca, vogliamo innanzitutto spiegare che cosa vedremo a Pescara nei prossimi giorni? Allora, Pescara è stata scelta come base logistica per lo svolgimento del 30° mondiale di pesca specialità drifting, è una pesca prevalentemente al tonno rosso. E la federazione italiana FIPSAS ha praticamente sposato la filosofia green di questa pesca, per cui non sarà fatta nessuna cattura o riportato nessun pesce a terra, ma verranno filmate le catture, misurate e liberate, quindi viene prediletto la tutela della specie, perché il pesce rosso è una specie protetta, e viene esaltato l'agonismo nel numero di catture e nella lunghezza delle catture effettuate. La manifestazione vedrà il suo inizio domenica 11 con la sfilata delle nazionali, che partiranno dalla Madonnina, sfileranno sul Ponte del Mare e entreranno nella base logistica, che è il Marina di Pescara, nell'anfiteatro, dove verranno suonati gli inni di tutte le nazionali e verranno dichiarati aperti i giochi. Le nazionali partecipanti alla manifestazione sono 12, e abbiamo per la prima volta il team dell'USA, abbiamo il Messico, Portogallo, Spagna, Germania, Inghilterra, Slovenia, Croazia, Montenegro, Sudafrica, Egitto e Italia. Il campione in carica siamo noi dello scorso anno, e quindi stiamo difendendo il titolo in casa nostra. L'Italia si presenta con due team, team A e team B, e il team A è composto per l'80% da persone dell'Abruzzo che hanno lo scorso anno vinto il titolo italiano e quindi hanno acquisito di diritto la partecipazione al club azzurro nazionale. Il tutto prenderà operativamente dal lunedì 12 con la prova ufficiale, il 13, 14 e 15 le tre giornate di gara ufficiali. Venerdì ci sarà pomeriggio, sempre all'anfiteatro del Marina di Pescara, la premiazione delle nazionali con la consegna del titolo del mondiale. Ed è tutto per questa edizione serale del TG6, grazie per averci seguito. Dalla nostra redazione l'augurio di un buon proseguimento di serata.